Che state uscendo dal bagno, cioè c'è un'evacuazione in corso, vi accodate alla prima classe vicino a voi, non andate in classe che altrimenti vi incrociate con gli altri. Paralizza, esatto. E chi invece subito riesce a avere sangue freddo e quello deve cercare di aiutare. Esatto, e questo è quello che apri file e qualifica, però vi ripeto, quando si fanno queste procedure, uno non dovete correre, due non dovete fare casino. Cioè nel senso dovete fare un modo ordinato. Ha una profondità in cui ci si muove con queste attrezzature di circa 12-30 metri, è ancora possibile risalire trattenendo il fiato. In realtà anche questo che ho detto non è corretto, perché non si trattiene il fiato ma si lascia uscire un filo di aria man mano che si risale. Questo per evitare che all'interno dei polmoni, gonfiandosi l'aria, formi come un palloncino che si gonfia troppo. Ok, queste sono cose che vengono. Ma questo gas non può far male. Allora, dicevamo, questa miscela di gas, ossigeno, anidride carbonica, azoto e altri gas, come si chiama? L'aria che. L'aria, ve l'ho detto. Il gas che respirate tutti i giorni è l'aria, ok? Ed è una miscela. Quindi all'interno della bombola viene compressa aria, l'aria che respiriamo normalmente. Dopodiché utilizziamo questo giubbino. Ah, quindi è aria che viene messa nella bombola. Esattamente, è la stessa aria che stiamo respirando in questo momento. Chiamiamo una persona che abbia un fisico un po' più grande. Tu che sei lì dietro, vieni qui davanti. Non qua Santiago! Vieni, poi si chiude questa vite e la bombola è fissata. Quindi immaginate che io adesso collego questa vite. Sicuramente è il momento di. Secondo voi dov'è che la bombola viene da qua, la bombola viene da qua. Buongiorno, sono la referente della Onlus Plastic Free e ci troviamo qui grazie alla FISPAS di questo incontro per l'ambiente, per la tutela dell'ambiente. Siamo venuti per le scuole medie a far vedere come si fa la microplastica, la raccolta della microplastica e la raccolta dei mozziconi, che sono molto dannosi per gli esseri viventi sia striscianti che del mare. E abbiamo il supporto di Plastic Free Rovigo con qui il signor Baraldi, che è venuto a darci una mano per spiegare, per sensibilizzare più giovani possibili. Allora lei è? Alberto Baraldi Rovigo, sono qui in ferie come ogni anno e già che ci sono do una mano. Fine dei giochi. Speriamo che il mondo possa cambiare in meglio. È difficile visto gli ultimi avvenimenti, però noi ce la mettiamo tutta. Grazie mille.